Bomba in un asilo in Ucraina, ragazzi. Ciao, io sono Lorenzo e bentornati sul mio canale. Oggi comincerà la quinta stagione del canale, quella in cui ci metterò la faccia, così che le mie possibilità di cominciare a lavorare da zero rimarranno zero. Bene. Ecco 5 motivi per non scegliere una scuola di doppiaggio famosa. Non tutte le scuole di doppiaggio hanno questi problemi. Primo motivo. Dispersiva. Essendo una scuola di doppiaggio famosa, sicuramente avrà molti iscritti e quindi per questo l'attenzione rivolta a voi per poter crescere, perché parliamoci chiaro, uno si iscrive a scuola di doppiaggio, non quelli che vogliono fare veramente doppiaggio non si iscrivono per farsi le foto con i doppiatori. Pezzi di merda. E naturalmente per me che sono lì dentro mi rode il culo vedere che si perdono ore di lezione per ascoltare l'imitazione di quello che lo fa davanti al doppiatore originale e dice: "Oh, sono uguale a te!" Oppure tipo: "Ehi, facciamoci una foto! Oh, cazzo, c'è, tu sei tizio!" No, no, non dovete venire. Se questo è il vostro obiettivo, vaffanculo, ok? Non venite dentro le cazzo di scuole perché fate rodere il culo a tutti quelli che vogliono farlo per davvero questo mestiere. Quindi, per cortesia, essendo dispersiva, appunto, l'attenzione rivolta verso di voi sarà molto poca perché sono numeri, ok? E parliamoci chiaro, una scuola non pensa come prima cosa a darvi per davvero un'istruzione. Questo leviamolo, sarebbe bello, ma non è così. Pensa soprattutto al guadagno. E una scuola famosa di guadagno ne ha molto. Quindi non è che ha chissà che bisogno ormai di dover dimostrare quello che sa fare e tutto il resto. Secondo punto. Discount. Sì, l'ho chiamato così questo punto e vi spiego anche perché. Ora immaginate di avere una mozzarella dell'Eurospin e una mozzarella di quelle buone, proprio tipo le fior di latte, quelle per fare la pizza, ok? E di dover fare la vostra pizza. Ecco. Secondo voi, qual è quella che costa di più? Sicuramente quella dell'Eurospin. E sì, sto dicendo questa cosa perché sono andato a fare il pizzettaro per un giorno e poi ho abbandonato. Comunque, il punto è questo. Le scuole famose di solito, poi ci sono pure quelle che hanno il coraggio di, ecco, non darti un cazzo e anche farti pagare tanto, però vabbè, di solito costano poco, perché ormai hanno la fama, puntano sul numero, non hanno bisogno di essere pagati chissà quanto, perché tanto hanno tante persone che pagano. E quindi, in poche parole, prodotto un po', ti pago un po' normale, cioè, non va, è un prezzo più raggiungibile. E naturalmente, invece, qualcos'altro che avrà un'istruzione più bella, più fatta bene, ok? Beh, ecco, costerà un po' di più, come magari un corso privato oppure una scuola un po' meno conosciuta ma con persone valide. Benvenuti nello sponsor di oggi. Oggi vi presenterò Gamsgo. Gamsgo è un sito dove si può condividere un account di una piattaforma streaming o quello che cavolo volete. Quante volte ci siamo detti: "Ma non mi faccio quell'account perché viene troppo", o forse magari abbiamo condiviso l'account con un amico. Bene, siete poveri e soli? Gamsgo è la scelta giusta. Perché? Perché se non avete amici con cui condividere questo, potete tranquillamente affidarvi a Gamsgo che troverà un amico per voi, così che potrete condividere il prezzo e pagare meno. Grazie al link che troverete in descrizione avrete il 5% di sconto sull'account Netflix e il 3% di sconto sull'account Disney Plus. Per di più, se lo farete, ci sarà anche un periodo di prova gratuita di 3 giorni più altri 4 di condivisione. Che cosa aspetti? Provalo! Ma che terzo punto! Bene, ragazzi, adesso siamo arrivati al punto in cui mi gioco la carriera. False, siete false, scuole di doppiaggio, siete false. Perché
Perché sul vostro sito c'è scritto che incontrerò tot doppiatori, che avrò possibilità di avere provini, che farò questo e quest'altro, e a dire la verità siete tutti quanti una presa per il culo su questo fatto, perché se una scuola è famosa, ok, deve puntare all'immagine. L'immagine qual è? Portare doppiatori che sono famosi. Cioè, se io faccio una scuola, esempio, con uno che si vede una volta sul film Titanic e, non so, un tizio muto, chi cazzo ci viene a quella scuola? Se invece faccio una scuola in cui c'è Maurizio Merluzzo, Carlo Valli e, non lo so, chi più ne ha più ne metta, allora in quel momento la gente dice: cazzo, lì c'è gente che ne sa. E sicuramente c'è gente che ne sa, ne sapranno loro. Il problema è che non ci sono, cioè quello è fatto. Comunque li incontrerai forse una volta, in cui perderai tutta la lezione a farti le foto e a sentire la loro storia. Che, per carità, io vi amo doppiatori, ma io non vi pago per sentire la vostra storia. Cioè, se voglio sentire la vostra storia vado a cercarmi un'intervista su YouTube o su Wikipedia o sulla wiki dei doppiatori italiani. Non mi interessa, io voglio imparare da voi, voglio la vostra arte. Ti diranno anche che potrai fare dei provini, e se li farai saranno dei provini in preselezione nella scuola, in cui verrai visto, ecco, da occhi che non gliene frega un cazzo. Cioè, tu devi fare prima il provino per essere accettato da coloro che stanno facendo la scuola, che non sono doppiatori. Per di più si incazzano anche se gli dici che vuoi, non lo so, fare un provino per cazzi tuoi. Cioè, non puoi, capito? Cioè, tu devi essere una persona che incontri doppiatori alla facendo la spesa, e allora lì gli puoi chiedere il provino. Se no, se li incontri a scuola non puoi, perché c'è, cioè, no, prima ci siamo noi, devi chiedere a noi della scuola, che sicuramente siamo persone che di doppiaggio ne capiscono. Sì. Vabbè, quarto punto. Questo era il quarto punto. Disattenta. Perché disattenta? Perché non ti dà un minimo di attenzioni. Un cazzo. Tu sei un numero. Tu starai lì solamente perché sei come gli altri, e non gli importa che magari tu sei il povero Cristo, che dentro la tua classe sei l'unico magari che vuole fare quel mestiere davvero. Accettano tutti perché tanto fanno comodo. Una scuola famosa di doppiaggio non ti insegnerà perché vuole insegnarti. Sei tu che apprenderai perché paghi per poter stare lì dentro e sentire ogni tanto qualcosina che potrebbe essere interessante, e quindi te l'appunti. Ma non è una cosa, una scuola che ti segue. Non ti segue. Devi fare tutto da solo. E facendo tutto da solo così, il mio consiglio è: vatti a cercare le cose su internet a sto punto, tanto è come quando vai in palestra. Cioè, nel senso, se hai i pesi a casa non li usi perché non ti va, però se vai in palestra li usi perché hai pagato per farlo. Stessa identica cosa, però ti puoi allenare anche a casa, a dir la verità, non è un problema. Passiamo all'ultimo e quinto punto. Zero possibilità di lavoro. Le scuole famose sono delle promesse di sogni che si avvereranno, ma non aspettateli, perché non sarà così. Il punto è: se vuoi fare un provino, se vuoi lavorare, muoviti, non aspettare loro, perché non ti daranno mai quel provino. Quel provino sarà una presa per il culo, probabilmente, dove verrà scelto qualcuno in preselezione che è sicuramente peggiore di te, ma verrà poi portato avanti perché sì, e poi perderà il provino, perché tanto alla fine è vero, il doppiaggio è meritocratico, e quindi rimarrete inculati tutti e due. Quindi il mio pensiero è questo: invece di portare i raccomandati invece di portare loro, ecco, e poi essere non scelti perché tanto non le hanno le capacità,
Perché non portare qualcuno che perlomeno ce le ha le capacità, così rimaniamo inculati entrambi? Perlomeno quel ragazzo che potrebbe avere la possibilità di diventare questo sogno, questo mestiere, di poterlo fare, beh, potrebbe davvero farcela, no? Bene.